Bentrovati a una nuova edizione del nostro TG Sport e Business. In primo piano il mondo dei procuratori, sempre più nell'occhio del ciclone in questi giorni, per il caso delle plusvalenze legato alla Juventus, ma anche per l'inchiesta che coinvolge uno degli operatori di mercato più noti, Ramadani, insieme a 11 club di Serie A che hanno intrattenuto con lui dei rapporti economico-finanziari nelle ultime sessioni di mercato. Ma che cosa sta facendo la FIFA per cercare di arginare questo fenomeno legato ai procuratori? Beh, sta pensando di introdurre una nuova norma a partire dal 1 luglio del 2022, una norma per limitare le commissioni milionarie sui trasferimenti. In questo momento da parte della FIFA c'è semplicemente una raccomandazione, ovvero che appunto le commissioni non superino il limite del 3%, una vera e propria utopia se pensiamo che in realtà nell'ultima sessione di mercato le commissioni hanno superato i 450 milioni di euro. Ma non solo c'è in previsione insomma questa nuova norma, la FIFA sta pensando anche di creare un organismo di vigilanza, la Clearing House, che gestirà tutti i pagamenti. I pagamenti in pratica non verranno più effettuati direttamente dal club al procuratore, ma dovranno passare attraverso l'organismo della FIFA e soprattutto non dovranno superare la soglia del 6%. Ma come stanno reagendo i diretti interessati, i procuratori, gli operatori di mercato? Qui vediamo insomma quello più noto in assoluto, Mino Raiola. Beh, non l'hanno presa affatto bene, anzi stanno pensando di avviare una class action dal momento che questa nuova norma della FIFA, se poi dovesse effettivamente diventare legge, andrebbe contro le leggi del diritto comunitario. Passiamo alla seconda notizia, che riguarda il legame tra il calcio e le criptovalute, un legame che abbiamo visto insomma in questa stagione è diventato sempre più stretto tra l'utilizzo dei fan token, i gettoni dei tifosi, e poi anche i contratti di sponsorizzazioni che legano i club della Serie A con le piattaforme che gestiscono le criptovalute. Alcune piattaforme sono diventate main sponsor, le vediamo appunto sulle maglie di Milan, di Inter, di Roma. Ebbene, il giro d'affari delle criptovalute all'interno del mondo del calcio, in particolar modo della Serie A, sta raggiungendo dei livelli decisamente elevati. Si calcola che solo nella stagione 21-22 dalle criptovalute i ricavi siano di circa 70 milioni di euro per la Serie A, e guida questa particolare classifica all'Inter, che di milioni ne intasca ben 37. Grossi guadagni quindi, però incominciano anche a venire fuori i primi dubbi, le prime preoccupazioni, soprattutto nel campionato inglese, la Premier League. E in particolar modo ci sono due aspetti che preoccupano Richard Masters, l'AD della Premier League. In particolar modo il timore che si inneschi un trading selvaggio tra i tifosi che acquistano e vendono fan token nella speranza naturalmente che il valore dei gettoni aumenti. E poi il secondo aspetto, che riguarda il coinvolgimento degli adolescenti. Si teme che i minorenni, anche coloro che hanno meno di 18 anni, entrino all'interno delle piattaforme, inizino a scambiare i gettoni, cosa che in realtà per legge non potrebbero fare. Però, come abbiamo detto, non c'è ancora una vera e propria regolamentazione per quanto riguarda il mondo delle criptovalute nel calcio, e gli inglesi naturalmente ci stanno pensando. Ultima notizia, passiamo dal calcio al tennis e parliamo della vicenda che riguarda Shuai Peng, la tennista, ex tennista 35enne, ex numero uno al mondo in doppio, che è stata al centro di una triste vicenda internazionale da quando ha accusato di violenza sessuale un pezzo grosso del governo di Pechino. Ebbene, che cosa è successo nelle scorse settimane? Che c'è stata la presa di posizione molto coraggiosa da parte della WTA, l'associazione delle tenniste professioniste, che ha deciso di boicottare per il 2022 la Cina. La WTA non organizzerà tornei nel paese asiatico. È arrivata poi anche la risposta dell'ITF. Qui in realtà abbiamo assistito più a un cambio di marcia, perché in un primo momento il presidente dell'ITF, David Haggerty, aveva dichiarato di non voler punire milioni di persone, il popolo cinese, e quindi di voler continuare ad organizzare i tornei in Cina. Però poi c'è stato un dietrofronte, è arrivata una nota ufficiale in cui si comunica che anche l'ITF si allinea in pratica alla decisione della WTA, non verranno organizzati tornei in Cina nel 2022. A questo punto manca da verificare solamente la posizione della ATP, dell'associazione
situazione dei tennisti professionisti, se deciderà comunque di sostenere WTA ITF oppure se continuerà a organizzare i tornei anche per il prossimo anno. Chi si è esposto in questo senso è stato il numero uno al mondo, Novak Djokovic, e leggiamo proprio le sue dichiarazioni. Supporto la decisione della WTA perché non abbiamo ancora abbastanza notizie sulla sorte di Shuai Peng. È triste che non ci sia chiarezza perché in gioco c'è la vita di una donna. Vedremo dunque come si evolverà questa vicenda, se effettivamente anche l'ATP si allineerà alla WTA e all'ITF e boicotterà la Cina nel 2022, decidendo di sospendere i tornei. Questa era l'ultima notizia del nostro TG Sport e Business. Naturalmente appuntamento alla prossima settimana con tutti gli aggiornamenti.